fatto con la mia ex fidanzata. Questa è una lettera della mia ex morosa. Ciao, mi è difficile solo con una lettera farti capire quanto ti amo. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace. Siedono, mamma. Io ti vedo, però. Buon day, benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi sono tornato qua a Verbania a trovare i miei genitori e ho deciso di fare il video che ho lasciato in sospeso la settimana... no, era la settimana scorsa o due settimane fa? Il video che è uscito settimana scorsa dove Roby mi ha colpito con la palla, mi si è gonfiato tutto l'occhio, quindi ho dovuto rimandare. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag spettacolo. Scusate la voce, ma mi sono svegliato che sono malatissimo. Cioè tipo, forse c'ho un po' di febbre. Poi c'ho una tosse assurda. Però è bello perché posso mettere la mia felpona spettacolo. Mi raccomando, link in descrizione per tutto il merchandising. Vloggeremo un po' e poi oggi pomeriggio andrò in soffitta a cercare nelle mie vecchie cose e vedo se trovo delle scatole con tipo tutti i miei vecchi ricordi. E buona. Volevo mostrarvi il mio outfit di oggi. Ovviamente felpa spettacolo, ovviamente jeans strappati alle ginocchia, se no non sono di giuse, calzini rosa molto sobri e scarpe nere e si va a comandare. Adesso andrò a trovare mia nonna e ovviamente io sono malato e piove. Non so se si vede. Una gioia. Portafoglio, chiavi della macchina, chiavi di casa. Poi mia nonna mi ha detto tipo, le serve una mozzarella. Mozzarella presa, andiamo subito da mia nonna. Penso già che tipo prenderò 5 kg andando a pranzo da lei. Trappando come Pablo, porta la tua tipa al tavolo. Nonna? È aperto? È chiuso. È chiuso. Aspetta che ti butto le chiavi, dai. Va bene. Allora mi ha lanciato le chiavi. Voilà. Cosa mi stai cucinando di buono? La pasta asciutta. La parmigiana della nonna. È stra buona. Io me la mangio tutta. Quindi pasta asciutta e parmigiana. Due primi. 5 kg. Allora, guardate, qua ci sono io. Qua ci sono sempre io quando ero ciccione e piccolino. Qua c'ho 6 mesi. Chi mi segue su Instagram? Giuseppe_basso_barbuto. Mi raccomando, se non mi seguite andate a seguirmi. Avrà già visto la foto. E avevo fatto anche una sfida a chi riusciva a indovinare la mia età. Allora, sto mangiando la parmigiana della nonna. Ah, c'è anche la carne. Quando vengo dalla nonna metto 5 kg. La carne al sugo. Basta. Ok, adesso andiamo su in soffitta e andiamo a cercare queste famose scatole misteriose. Hashtag scatola misteriosa. Mamma, puoi parlare? Non ti taglia la lingua. Vabbè, tanto non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Fai vedere che bello che ero da piccolo. Cioè, non che adesso io sia brutto, però da piccolino. Cioè. Mamma, sto malissimo, sto sudando. C'ho tipo gli sbalzi tra caldo e freddo in una maniera assurda. Allora è la febbre. Ho la febbre? E dopo prendi un po' anche più via. Male. Qua c'ho tutte le cose vecchie. Mia mamma, te lo ricordi il dondolo? Va ancora? Sì che va. Devo portarlo giù. Ti imitate? Allora, qua c'ho tutte le scatole vecchie. Eccola. Allora. Questi li chiamano ricordi. È pesante. C'è un botto di roba qua dentro. Ma c'era dentro? Ci sono tutte le mie cose vecchie, tipo. Non lo so, non mi ricordo neanche io cosa c'è dentro. Guardo solo cosa c'è dentro e poi vado giù e li registro. Ciao, ho fatto con la mia ex fidanzata. Vecchissima. Ok, adesso andiamo giù e scopriremo tutto quello che c'è all'interno della scatola. Oggi sono tutto in tinta arancione. Ricordo il link delle felpe in descrizione. Ci sono anche le magliette, i cappellini e i top per ragazze. Mi scuso ancora per il faccione, per la voce, ma raga, vi giuro che sto malissimo. Però si deve vloggare lo stesso, si deve registrare lo stesso. Sto impegnando un botto, sto cercando di portare un video ogni 2 giorni. Iscrivetevi al canale. E voglio fare una nuova cosa. Se siete nuovi iscritti e vi state iscrivendo adesso, o vi siete iscritti a inizio video, comunque vi siete iscritti in questo video, commentate con hashtag nuovo iscritto. Cercherò di rispondere a tutti i commenti dandovi il benvenuto. Comando, lasciate mi piace. È arrivato il momento di aprire la scatola seriosa. Premessa: questa scatola l'ho utilizzata per la prima volta quando avevo 13 anni. E l'intento era quello di conservare tutti i regali che mi faceva la mia ex ragazza. E poi pian piano ho iniziato a metterci dentro tutte le robe delle mie, cioè delle mie ex, cioè tutti i ricordi. Poi vedo che ci sono tutti i miei vecchi diari. Come prima cosa c'è una foto
con la ragazza con cui sono stato più tempo. Sono stato 2 anni e 4 mesi. Si chiama Elisa. Se stai guardando questo video, ciao Elisa. Carina. E niente. Mamma mia, che cappellino che avevo. Era stra diverso. Qua avevo 16 anni. Qua ho il mio vecchio diario. L'ho riempito di robe. Oh, Dio. Cioè, tipo, allora, dovete sapere che io nei miei diari di scuola attaccavo un botto di roba. Tipo, questa è stata la mia prima festa a cui sono andato, tipo, a discoteca. Avevo 14 anni. Poi qua c'ho delle robe, io scrivo su di là. Ila, ti adoro. Oggi alle ore 18 mi sono messo insieme a Lila. Ma di che anno è questo diario? Sarà scritto l'anno da qualche parte. Questo qua non mi... Sì, penso di averlo disegnato io, raga. Quanto disegnavo bene. Amore mio, ci sono altri disegni. Ila, c'è scritto Ila su tutte le pagine. Ho fatto il piercing, arancione, mi piace un sacco. Praticamente qua ho fatto il mio primo piercing, che è questo qua. Non so se si vede. Cioè, io ho fatto prima questi e poi gli orecchini. Gli orecchini me li sono fatti da solo, per dire. Ma anche Ila, qua sono passati tipo 10 giorni. Penso ci fossimo lasciati. Ok, ecco, ho trovato l'anno 2011, questo diario è del 2011. E qua c'è una frase che mi ha scritto una ragazza. Ciao Giuse, allora come va? Visto che non so che cazzo fare, ti scrivo, anche se non so bene cosa scrivere. Boh, ti voglio un sacco di bene. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Ciao Giuse, ti voglio bene. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Chissà che me l'ha scritto, non mi ricordo mica. Ah, qua ho trovato un'altra frase, un'altra tipo letterina. Ciao scemo, com'è? Tranquillo, non l'ha visto nessuno il tuo diario. Comunque va che qua in fondo ho aggiunto un nome. Vabbè, comunque a parte tutto sei davvero simpatico e dolce e mi ha fatto piacere averti conosciuto. E sì, dopo tutto ti voglio bene. Non so più che dirti e scriverti. PS, sei una cacca ma ti voglio bene. Firmato Ale. Ma io non mi ricordo chi sia. Raga, sono passati 7 anni. Vi giuro, un vuoto. Poi sono uno che tipo dimentica le cose molto facilmente. E quindi... non mi ricordo. Se Ale stai guardando questo video e ti ricordi di avermi scritto nel diario nel 2011, fammi sapere. Andiamo avanti con le robe. Qua c'è un disegno gigante. Ti amo. Questo me l'ha fatto la mia ex morosa. Faccio un altro. Tra l'altro è assurdo perché poi il nome che ho dato poi alle mie fan, che le chiamo tipo Tate, è nato perché a me mi chiamavano Tato. T'amo, tatino mio, amore, ti amo, bye, Rachel. Questa deve essere un'altra mia ex morosa. Ai tempi avevo un sacco di ragazze, ma poi non so, poi è successo qualcosa, sono diventato sfigato, non trovo più la tipa. No, qua c'è la foto di gruppo di quando giocavo a calcio. Anno 2011-2012. Wow, quanti ricordi, ragazzi. Qua c'è un altro diario messo malissimo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ti voglio tutto per me. Ho tanta voglia di te. Queste sono le dediche che mi scriveva un'altra mia ex morosa. Ti amo. Questo diario invece è del 2010. Cioè, gli sbalzi tra caldo e freddo in una maniera allucinante. Comunque ho trovato una cosa assurda. Ero in prima superiore, qua ho attaccato il biglietto della metro di Milano. È stata la prima volta che sono andato a Milano. E mi ricordo che mi sono attaccato il biglietto dicendo che un giorno mi sarei trasferito a Milano e sarei andato a vivere a Milano. Era il mio sogno. E oggi vivo a Milano. Sono trasferito a Milano. E tra l'altro i biglietti della metro sono cambiati. Cioè, raga, è passato un botto di tempo. Ti voglio bene, Tato, un bacio Ale. Oh, però con quest'Ale, cioè, nel senso, sono un sacco di cose possibili che non mi ricordo. Qua c'è un'altra cartolina. Questo cos'è? E poi nel 2011 decisi di scrivere questo libro di avventure emozionanti della mia vita. Attenzione a quello che leggete, mi farà bene, vi ho avvertiti. Queste cose non me le ricordavo. Oggi, 22/06/2011, decisi di scrivere un libro. Ma quante pagine ha? 1, 2 pagine ho scritto. No, vabbè, ma è lunghissima, cos'è? Questa è una lettera della mia ex morosa. Ciao, mi è difficile solo con una lettera farti capire quanto ti amo. Lo so, ho sbagliato e mi dispiace, però tu sei troppo permaloso. E io sono permaloso, raga, me lo dico in tutti. Ma di chi è sta lettera? Ricordati sempre che io ti amo, qualsiasi cosa succeda. Giovedì non esco con le mie amiche, ci uscirò sabato mattina se tutto va bene. Allora, adesso ricordo, raga, praticamente questa è stata la mia prima relazione seria. E avevano ritirato il telefono per tipo dei mesi, tipo 4-5 mesi, una roba assurda. E ci sentivamo con le letterine, cioè ci scrivevamo con le letterine, perché lei non poteva usare il telefono. Cioè, è una cosa che non succederà mai più. Ecco perché conservavo queste cose. Wow. Cioè, tipo,
medioevo, capite? Ho qua un elastico per capelli. Praticamente io ai tempi mi facevo regalare un elastico da dei capelli da tutte le ragazze con cui uscivo. No raga, no. Ho appena trovato una foto vecchissima di quando portavo ancora gli occhiali e avevo il mio vecchio cagnolino che si chiamava Luna. Guardate che faccia che c'avevo. Ah, questo qua me l'ha regalato una mia ex ragazza che si chiama Ilaria. E ce l'ho ancora, tipo un braccialetto, non me lo toglievo mai. Raga, sto ritrovando delle cose assurde. Per il mio best, Linda. Ciao best, con te è davvero tutto fantastico. Questa forte amicizia che ci lega non ci separerà mai. Diceva. Un altro disegno che ho scritto ti amo. Ricordati di me, io e te, 3 mesi, sei fantastico, mi manchi, sei stupendo, sei bellissimo, Tatino, sei mio. Chi è lei? Anche lei mi chiamava Tatino, lei invece chi è? Lei è Rachele. Però Rachele disegnava un po' di merda, eh. Mi spiace Rachele, ma gli altri disegni delle altre ragazze sono più belli. Poi abbiamo... Cioè raga, mi facevano un sacco di disegni ai tempi. Quanto erano innamoratissime. Adesso è buono. Sono un forever alone. Raga, questo diario è delle medie. E guardate un po' chi c'è. Cristiano Ronaldo, che è tipo il mio calciatore preferito dal 2007. E adesso è alla Juventus. Cristiano. Questo deve essere la copertina del diario di prima che è distrutto. Poi qua ho una tesserina, non so di dove, con me da bambino. Caro bello e sexy, cosa c'è? Tutto ok? Ti scriviamo perché sei bello e vorremmo averti con noi domani a pranzo. Qua abbiamo un'altra letterina da Rachele. Bello, simpatico, meraviglioso e romantico. E ragazzi a quest'età con queste qualità non se ne vedono molti. Che tenere che erano, ero proprio un bravo ragazzo. Tu sei un bene prezioso che non va sprecato. Ho rischiato di perderti e non intendo farlo ancora, perché sei troppo importante, perché sei speciale. Attendo risposta. Ogni giorno che passa ti penso sempre di più. Ogni giorno che passa mi piaci sempre di più. Amore, non farmi soffrire. Io muoio per te, sei fantastico. Raga, mi sto emozionando a leggere queste cose. Quanti ricordi. Raga, qua addirittura tenevo i biglietti del cinema quando andavo a vedere dei film con delle persone importanti. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, commentate con hashtag GiuseMalato. Spero che abbiate trovato questo video interessante. A me sinceramente è piaciuto molto tornare in tutti i miei ricordi. Provate anche voi a fare una scatola del genere e iniziate a metterci dentro tutto quello che per voi in questo momento è importante. Portatelo avanti negli anni, perché poi un domani, tipo come per me, è stato emozionante riguardare tutte queste cose, sarà emozionante anche per voi. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Yeah.